benvenuti sul canale gaming di claudiomasci.com. Oggi andrò a provare Stick It To The Man, gioco del 2013, che a partire da oggi, 17 settembre 2020, è gratuito per una settimana, quindi fino al 24, sull'Epic Store. Allora, il gioco è un mix tra azione, avventura e platform. Andiamo a vedere intanto se si può cambiare la lingua, perché sull'Epic Store c'era scritto che era disponibile in italiano, ma qui vedo che è tutto in inglese. Ok, possiamo impostare italiano. Vediamo che altre impostazioni abbiamo. Ok, è tutto al massimo, alziamo leggermente la luminosità, anche se era abbastanza visibile. Abbassiamo un po' la musica, per il resto lasciamo tutto così, sottotitoli sì, indietro, e iniziamo una nuova partita. Capitolo 1, Una notte stellata. Che non è... Ok, l'ultima frontiera, perché è così che si chiama, giusto, va bene. It's beautiful, endless. Feel the warmth of the sun millions of kilometers away on my skin without any atmosphere to stand between us. The upside is it's a truly amazing feeling. The downside is I'm truly about to die. Who would have guessed I'd die floating alone in space? You know, I mean, until now, I'd never been any higher up than the top floor of my apartment building, and I only went up there once. My mistake. It all started yesterday. Ordinary day like any other. It's until I got hit on the head. Ouch! Jeez! That was a three-star impact, Wally. This one needs some work. Three stars? You sure? Vai che un laudatore di caschi. Cioè, gli lanciano la roba in testa per testare i caschi. That's some quality hot hats you're testing. You want to trade spots and see for yourself? Three stars. Didn't notice any birds flying around my head, though. That's something. All right, this one's next. It's a new material R&D wants to try. It says here it's based mostly on recycled banana peels and used juice boxes. Non mi sembra. Io non mi fiderei a testare questo. Oh, ah, okay, see you tomorrow, buddy. Andiamo. Ma ok, con la salta. Cosa mi devi dire? Devo andare dall'altra parte, lo immaginavo. Allora, la X niente, B niente, Y niente, tutti gli altri tasti niente, solo la salta. Fa un doppio salto? No. Ok, andiamo. Mister Copy. Faccio qualcosa e non okay, non succede nulla. No experience required. It seemed like such a good idea at the time. Ah, pensavo che mi stava venendo incontro quella cosa. Ok, è a scorrimento. Abbiamo incontrato un to go around without delaying landing time. Please advise. Gamma 3? Sean, you told me your name was Jimmy. Mr. Copy credo che sia il salvataggio. Probabilmente ogni volta che passa davanti a questo Mr. Copy e si accende la luce. Ciao. Che sta facendo questo? Vabbè. Ah, intanto ci sono gli autori, ma non li sto leggendo. Ho notato pure io che si deve saltare. Questo è un rapinatore. Ciao, rapinatore. Non mi vuole rapinare. Ok, qui non c'è niente, questo vecchio. Andiamo. Questi... non lo so, vabbè. Gamma 3 calling base, please respond. Base, storm now intensifying beyond safety thresholds. Non so perché, ma ho il sospetto che quello che succederà a questo aereo prenderà lui. Cioè, precipitano su di lui.
even a little rain? Non reggono a niente. I bet those eggheads you thought of a paper airplane was a great idea, because it wouldn't be detected by enemy radar. I'm feeling pretty smart right now. Tell me you didn't get him to redesign our parachutes too. Allora, la traduzione non è... non è proprio il massimo. Lightning now level 5 alert. The Omega level package is in danger. Repeat, the Omega level package. Son, I appreciate your concern, but my package isn't. Eccolo, prende lui. Arriva. Levati. Centrato. Five stars, Wally. Five stars. Diventato piatto. Che gli è successo? Ma è un alieno. Ah, non è lui quello. È una specie di alieno che è uscito da quella capsula. Sogno comatoso. Ok. Where am I? What's this spaghetti arm doing sticking out of my head? Okay, stay calm, Ray. Last thing I remember was leaving work and jumping a lot. And then getting it on the head. Of course! The hand growing out of my head and this whole crazy world is all a dream. Ok, è solo un sogno. Vediamo quindi se possiamo fare qualcosa. Intanto andiamo da Mr. Copy. Vediamo se ora c'è qualche tasto in più. X non fa niente, B non fa niente, Y non fa niente. Tutto il resto non fa niente. Abbiamo sempre solo là. Però perché quella mano non ha... Usa R per mirare e poi premi. Ah ok, con questo miro. Tira verso lei per staccare. Ok. Ecco, ha fatto il danno. Afferra le puntine per spostarti. Come le afferro le puntine? Ah, così. Qui non serve la puntina. Qui neanche. Sì. Ok, salvataggio. Perfetto. No. Ok, andiamo qui. Ancora non serve. Aspettiamo quello. Vai, ok. Qui non credo che serva, anche perché non ci sono. Andiamo, ok, lì ce n'è una. E che forza, un robot gigante. Un momento, queste dita enormi le riconosco? Le riconosci io? No. Andiamo. Questo è l'amico suo, forse. La puntina, eccola là. Vai. Oh, wow, no way! A giant me robot! Ah, è lui! Non l'avrei mai detto. Afferra la linguetta e stacca. Come l'afferro sempre con questo? Ok. Tira giù. So my head is flooded with elephant juice. La mia testa è allagata da un elefante e all'interno ci sono gli ingranaggi fermi. Which probably means I'm knocked out. Questo probabilmente significa che ho perso i sensi e devo svuotare l'acqua dal cervello, chiaro. Got it. No, io non sarei arrivato a questa conclusione. Aiuto, non ce la farò a resistere ancora a lungo. Questo è il suo cervello, quel coso. Not sure what to make of that one, honestly. Detto sinceramente non capisco il significato. Ehi, amico, mi senti? A pink elephant pouring water through a hole in my head. I didn't bring my dream symbolism app with me. Non ho con me l'app per interpretare i sogni, ma dovrebbe significare che sono una persona sicura di sé. Sì, avrei detto proprio la stessa. Come ha messo sto tappo? È amato da tutti, è probabile, no? Sì, ok, l'elefante se ne sta andando. No. L'elefante ora se la prende con lui. Che devo fare? Hey, a sticker of a tap.
Il disegno di un rubinetto chissà se è un gratte annusa. Ah, i gratte annusa sono quelli che gratti e puzzano in realtà. Profuma di adesivo, bello. Ok, quindi ho questo rubinetto che posso andare a mettere. Non lo so. Spazio adesivo, prova ad attaccare un adesivo su e vediamo. Ah, eccolo qui. Ti ho salvato, strana creatura aliena. Dobbiamo scendere adesso. Ma i comandi non funzionano, manca la corrente. Sì, sì, c'è la mano. Scendiamo, eccoci qua. Stacchiamo. Ma basta. Ok, stacca. Come here, heart. Heart, come here, girl. I miss you. Weird. My girlfriend lives in robot. La ragazza si trova nel cuore del robot e chiama un cane di nome Cuoricino. Dreams are crazy. Oh well. I sogni sono assurdi. Beh, fortunatamente in questo non sono tornato al liceo e non sono nudo di nuovo. Again. Ok, lì non posso fare niente perché adesso devo andare a cercare il cane. Probabilmente sulla mano? Vediamo. Probabilmente sto andando a precipitare, ma proviamo. Eccolo, no, mi sono salvato. Qui non c'è niente. Sarà quello? No. Continuiamo. Oh, hey there, little guy. Sì, sei tu. Your heart, Arlene's dream dog. Sei il cagnolino adorato di Arlene. How's it going, heart? Come stai, cuoricino? Non lo so. Prendilo. Oh, there's a good girl. Che bravo cane. Intanto salviamo da Mr. Copy. Come lo prende? Non lo prende. E come glielo porto? Tiè. No, niente. Andiamo avanti. Che è successo? Una puntina, ma non ci faccio nulla perché... Qui vado da nessuna parte. Un altro salvataggio. Troppo ravvicinato. Ecco, lo sapevo. Barbarossa e minaccioso. Lo sapevo che c'erano troppi salvataggi ravvicinati e c'era qualche combattimento. Bravo. Bad news, buddy. You're just a figment of my imagination. And this is all a dream. You. Hi. It occurs to me that in real life, skeletons don't talk. Will you do an old sea dog a favor and dream me back to life again? Well, I kind of need to lead this dog back to my girlfriend. You've got an arm made of bone, so... I hear you, landlubber. Well, I'd be happy to lend a hand. Devo rubare il braccio a Barbarossa. Okay. Posso. Sì, posso andare lì. Ok, risalva. Seguimi. Allora, o il gioco è fatto in modo che non si possa mai precipitare, o ho una fortuna allucinante di riuscire ad arrivare proprio sul bordo. No, qui è su. Andiamo giù. Ok. Heart, tieni. You came back. What a good girl. Who's a good girl? It's you, Heart. You're the best girl. Yes, you are. I'm so happy. Ma dice girl. I love you, Heart. I always knew Arlene was the woman of my dreams. But it's nice to have it confirmed. All the pieces are in place. I was just about to leave, but now I think I'll stay after all. Yes, I'll be able to stay here indefinitely. As long as the host survives. Wait, what? Ok, capitolo 2 finito.
Perché c'era scritto una cosa in tedesco? Il potere della mente. Mind over matter. Vediamo com'è questo terzo capitolo e poi chiudiamo il video di gameplay di questo gioco. Allora, il gioco è divertente, devo dire, non lo conoscevo. È del 2013, quindi abbastanza vecchio, ma è un gioco abbastanza divertente. Signore, c'è stato un incidente. Crash, sir. And the subject is missing. Sì, si mette la curiosità di sapere un poco cos'è successo, cos'è quella specie di alieno. Però lui dice spaghetti in testa, non un braccio. What a crazy dream. Oh, good thing dreams are stupid and don't mean anything. You're awake. Perfect. That'll be a lot easier than carrying you out. Huh? What will be easier? È più facile che trasportarla, cioè alcune cose sono tradotte male. What? Your insurance doesn't cover head injuries, mister. Get out. Head injury? What? What happened to my head? Hey, quit shoving! Will you just tell me what happened to my head? Hey, easy on the buns! Sì, alcune parti sono proprio tradotte male, proprio l'italiano è sbagliato. Altre invece non sono traduzioni... Non letterali, perché comunque... Cos'è? Ok. Ovviamente tradurre letteralmente modi di dire è difficile e magari a volte porta degli errori, però sono proprio modifiche. Ah, riesce a leggere i pensieri della gente. Ok, I'm hallucinating. Arms don't grow out of heads. I just gotta get home and sleep this off. It's all a hallucination, that's all. It's just a hallucination that lets me read minds accurately. Listen, do me a favor. I kinda didn't think this through. Obviously. And I left the handbrake on in the car. Could you disengage it for me? Actually, maybe you can do me a favor instead. I'm looking for a cab ride home, and... I got my own problems here. Problems I do not want to talk about. Ah, gli vorrei fregare il taxi a questo. Thanks for nothing. I'm just gonna wait here till somebody else comes and disengages my car. Peace! E la smuovo io, mi prendo il taxi. E risolviamo. Maybe I can use my... hallucination brain arm to read his mind and posso usare il braccio immaginario per leggere il pensiero e capire qual è il problema. I don't know. Proviamo. Mentre sei in modalità lettura del pensiero, metti la mano sulla testa delle persone per ascoltare cosa pensano. Non ho capito, così? Non la mette. Ah, ecco. You hadn't left me for that mafia don with the mad nutty smile. If only my own smile had that sparkle that drives you wild. If only I could take back years of poor dental hygiene. If only I could have you back. I gotta find a way to help this dude get his lady friend back. Allora, quindi il problema sono i denti? Facile, gli cerco una dentiera. Andiamo. Keep it up, Barbara. We'll win this competition for sure. Especially since my biggest challenger had an unfortunate accident. What? Huh? What was that? Sorry, I was kind of lost in your teeth there. I just love your smile, Don. Don's my position, not my... you know what? Don's fine. Honey, I don't care what you're called, as long as you keep showing me al those parrucchino col prezzo ancora attaccato. Frega gli denti e scappano, eh. Ciao, tu. Vediamo se posso leggere la mente. Can't stop this dance train.
Vabbè, leggiamola. Allora, non è comodissimo riuscire. We've been practicing for weeks and you promised you wouldn't stand me up. Don't do this to me. Mi hai promesso che saresti venuto, non puoi farmi questo. Però non capisco perché non riesco a leggere la mente a loro due. A quella sì, quello. Ora neanche a quello, vediamo da più lontano. Some might say that murdering a man to win a dance competition is sociopathic. But is it really sociopathic to only see people as obstacles to be overcome by any means possible? Wait, maybe it is. Maybe that's actually the textbook symptom of sociopathy. Oh well, too late now. Allora, diciamo che questa parte è un po' complicata, riuscire a scorrere tra le teste. Ale sceglie in base alla lucentezza dei denti il compagno. Quindi vabbè, gli prendo una dentiera, è facile. È risolto, basta che trovo una dentiera. Levati, Mr. Copy. Qui. Andiamo qui. Qui. Qua non c'è niente. Andiamo a vedere di qua. Mi serve una dentiera. Chi è che ha qui è tutto rotto? Vediamo se. No, che penso a fare? Non c'è nulla. Andiamo giù. Ti sei perso? No, non mi sono perso. Sto cercando una dentiera. Andiamo qua. Vediamo questo che sta pensando. Povero Bitey, tutto solo. E smarrito nelle fogne senza nessuno. Non ho fatto in tempo. Nessuno che gli gratti il pancino. E i denti, ecco, fantastico. Dobbiamo rubare i denti a Bitey. No, leva questo coso. Bitey. Ma un coccodrillo. Mo ritorno. Allora, andiamo a vedere qui cosa c'è. Ciao, Mr. Copy. Già un altro Mr. Copy. Mi hai portato anche Mario e Luigi, chi sono? Mario Bros. Veniva tutti i giorni a trovare Beatrice. Frantic barking from Beatrice. Yes, sir. Vediamo Beatrice se riusciamo a. I never forget a smell. Those are the jerks that tortured me. Parla anche il cane. They tied firecrackers to my tail. Gosh darn it! I'd eat them alive if only I had my teeth. I need teeth, darn it! No, dai, pure al cane servono i denti. Ma non è possibile. Hey, what's the big idea? Ciao, che ti salta in testa, fai un altro passo e mando mio fratello a picchiare. Ma questi sono Mario e Luigi. Ah, quindi Mario e Luigi non sono Super Mario Bros. Sono due mafiosi a cui ovviamente hanno dato i nomi italiani. Va bene, andiamo. Andiamo su. Perché non è andato? Ma non capisco, va bene. Ritorniamo indietro. C'è quello che piange che gli è morto il pesce rosso. Come ci saliamo lì? Da qua. Ok, andiamo lì. Non mi sono perso ancora. Ecco, isti, ho risolto. Sono arrivato il pesce rosso, che pensi? Va bene. I thought we'd be together forever. Saremmo stati insieme per sempre. Oh, I can't believe my relationship is over. Che? Quella l'ha lasciato. Andiamo più avanti. I hate to see him hurt, but it had to be done, right? It had to be done. Breakups suck, but I still care for him. I just wish everything didn't have to be so sucky. E qual è stato il problema? Potevi dirlo così. Vi aiutavo. Qui non serve a niente. Questo che sta piangendo. Non lo so. Vabbè, andiamo a vedere di qua. Mi sono perso? Forse sì.
Sto cominciando a pensare di essermi perso. Ciao, chi è quello? Vediamo se posso. Manca qualche aroma, ma quale? Qualcosa che sappia di disperazione, di dolore condensato e liquefatto. Liquefied sorrow. Where can I find this ingredient? È più disperato di quello che sta piangendo qua? Che posso... Devo raccogliere le sue lacrime in qualche modo. La boccia del pesce non la posso rubare. Andiamo a vedere. Non mi sono perso. Delicious raw dead chicken. Come get it, buddy. Non posso rubarlo. Ok, andiamo a vedere dall'altra parte se c'è qualcosa. Ma giù si può scendere? No. Andiamo ancora su Mr. Copy. Allora io dovrei andare su. Da questi è inutile. Ah, eccolo, qua salgo. Perfetto, ciao gattino. Qui non c'è niente. No, lì non ci devo andare adesso. Ok, mi mancava questa parte, quindi andiamo a vedere qui su cosa c'è. Stacca qua. Cos'è quello? Scendiamo. Questo non riesco a capire se è solo la parte superiore di un barattolo o è l'intero barattolo. Andiamo a vedere, perché se dovesse essere... No, non credo che sia l'intero barattolo. Probabilmente sono i denti per il cane. Cane, tieni. Non funziona, ok? Non sono i denti per il cane. Allora, probabilmente... Adesso ho sbagliato, non va bene neanche a lui. Ancora che ti sei perso? Non mi sono perso. Allora, non si attacca. Loro non hanno bisogno di adesivi. Ah, eccolo l'adesivo. Tieni. Era nel suo fumetto l'adesivo. Questo lo potevano tradire, però. Questa puntata è perfection. Perfection. You can really taste the sorrow. Ok, quindi quello è risolto. Ah, freghiamogli il braccio. E il braccio lo possiamo dare o al cane, ma il cane voleva dei denti. Quindi il braccio lo diamo. Tieni, dammi il pollo. Come on, let me hug you for a bit. Laura and the kids will be ecstatic to see you again. They may show it by screaming at us and running away, but that's just their way. E prendiamo i denti del coccodrillo, che però penso che vadano al cane. Andiamo a dargli al cane. Cane, tieni. Where did you get those teeth? Good doggy. Good doggy. Carry me, Luigi. Carry me and then run faster, Luigi. Come by any time, boys. Nice. And it's not too late for the competition. How can I ever say thanks? Well, I could use a drive. Got it. I'll dance for you, and then we can talk about Super Saiyan. Ah, ok, avevano catturato l'avversario di quello. Oh, man, I really want to talk about this, but I'm late. Non ho letto cosa gli ha detto, però va bene. You made it! Where were you? Locked in a trunk, but this stranger wandered in and helped me out. It's been a good day for that, I think. Let's dance. An amazing set! First place goes to... Rachel and Ed for their routine, Rachel's Education in Dance.
This is an outrage! I paid good money to ensure my victory! I'm so angry, I could swallow my teeth! I could literally swallow my teeth! Ci credo, una dentiera potrebbe... Cioè, e l'ho fatto! I'll save you, Don's teeth! Ti salvo io, Don, vi salvo io! Cioè, almeno mantenere... No, sono sceso. Dammi i denti e andiamo a portarli. Tieni. Sembra ciuchino di Shrek questi denti. Ma poi aspetta un momento che ci faccio ancora qua. Devo andare a mostrarli a Barbara. Barbara, I'm back! And I got a mouthful to say to you! Ernie, is that you? You're so sparkly. Oh, Bernie, where did we go wrong? We didn't, Barbara. Just forget it. Everything up to now is non-canon. Canonicity starts right now. Hey, thanks for the ride home, Bernie. Thanks for reminding me what's really important. Love. Sparkly teeth. Ok, quindi adesso abbiamo aiutato. Finalmente sono a pochi salti da casa. Dove potrò lasciarmi alle spalle braccia allucinanti e telepatia. Andiamo a casa. È questa? Sì. Joe Wood. Aline, sono tornato. Ho avuto una giornata assurda, tesoro, ascolta. Think of a number between negative gazillion and infinity plus 3. Bet you 50 bucks I can read your mind. E questo come ti fa sentire? Ok, ci fermiamo qui con il video. Personalmente penso che sia un gioco abbastanza divertente. Come detto, non lo conoscevo. Credo che mi sarei perso un gioco divertente, non, sicuramente non un capolavoro, ma qualcosa da giocare. Le traduzioni non sono il massimo, ci sono proprio sbagliati singolare e plurale, cioè una volta dice come ti senti, come vi sentite, sbagliano anche delle parole completamente sbagliate, quindi sicuramente la traduzione poteva essere fatta meglio e migliorata. A parte questo, intanto mettiamo in pausa. A parte questo, lo consiglio assolutamente. Se state guardando il video prima del 24 settembre 2020, vi consiglio di scaricarlo dall'Epic Store perché così lo potrete avere gratis. Altrimenti, se non ricordo male, mi sembra che il prezzo comunque era sui 6 euro, comunque sotto i 10 euro, quindi non costa molto come gioco, sempre sull'Epic Store, quindi se volete giocarlo dopo il 24 settembre potete acquistarlo a un prezzo inferiore ai 10 euro. Non so se fosse in offerta, poi magari lo alzano. Comunque non credo, penso che, essendo comunque un gioco abbastanza vecchio, credo anche indie, perché mi sembra di non conoscere gli sviluppatori, quindi credo che sia un gioco indie. Non credo che il prezzo salirà più di tanto, quindi se lo volete giocare in futuro e non avete fatto in tempo a scaricarlo prima del 24 settembre, potete prenderlo. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, se conoscevate questo gioco, se vi piace, se dopo aver visto questo video avete deciso magari di giocarci. Vi ringrazio per aver seguito questo video e ci vediamo al prossimo.